Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per i pronostici sulla sedicesima giornata di Serie A. Allora, la settimana scorsa è stata la settimana più o meno dei pareggi, nel senso che ce ne sono stati tanti: la Roma, la Lazio, Fiorentina Sassuolo, Parma Chievo, Genoa Spal, Milan Torino, insomma, una marea di pareggi con poche vittorie. Ma ovviamente si volta pagina, la settimana delle coppe europee è appena terminata, malissimo per le italiane, con un parziale praticamente di questa giornata di 5 sconfitte e cioè 6 sconfitte e un pareggio. E se per la Juve, la Lazio e la Roma le sconfitte sono state indolori e non hanno provocato assolutamente nessun problema, il pareggio dell'Inter e le sconfitte di Napoli e soprattutto Milan a sorpresa hanno portato le eliminazioni appunto dalle proprie competizioni. Vediamo dunque invece adesso, rituffiamoci in Serie A e partiamo subito con sabato alle 15 c'è Inter-Udinese. Attenzione, questa è una partita che merita una riflessione. L'Inter è uscita male in Coppa col PSV Eindhoven, che non reputo più forte dell'Udinese. Stessa cosa vale per lo Young Boys, eh. Credo che Young Boys, Stella Rossa, PSV Eindhoven, io credo che siano più o meno quel livello lì, insomma direi un po' tutte. Potrebbe patire questa cosa, perché uscire dalla Coppa in questo modo dà fastidio a chiunque, e quindi ha dato fastidio sicuramente anche all'Inter. E l'Udinese, da quando ha cambiato allenatore, ha cambiato modo di giocare, è una squadra rognosa. È una partita un po' strana, nel senso che se l'Inter trova per prima la via della rete, porterà a casa tranquillamente il risultato, ma se l'Udinese la mette a proprio favore, sarà un bel problema. Per questo mi tolgo il pareggio e gioco l'1-2, 1 Inter e 2 Udinese. Ovviamente, cioè, l'1 è nettamente più propendo molto di più verso l'1, però attenzione. Come attenzione a sabato sera, perché c'è il derby della Mole, Torino-Juventus. Juventus viene dalla sconfitta in Svizzera, Berna contro lo Young Boys. Sconfitta indolore, sconfitta che non fa male, sconfitta che permette comunque alla Juve di rimanere prima nel girone, ma sconfitta che ha dato molto fastidio alla squadra e anche ai tifosi della Juve, ma soprattutto alla squadra. Si gioca all'Olimpico Grande Torino, quindi rende il derby ancora un pochino più incerto, perché il derby più difficile è quello appunto al Grande Torino. La Juve è una grande squadra, secondo me dovrà cercare di rialzarsi, io penso che si potrà rialzare, quindi due assolutamente la Juve. Domenica alle 12:30 c'è Spal Chievo, partita cruciale per la stagione del Chievo. Una vittoria domenica potrebbe addirittura far sperare il Chievo Verona, potrebbe far sperare al Chievo un'insperata salvezza, perché in caso di vittoria chiaramente il Chievo andrebbe a 6. È chiaro che l'Udinese è ancora lontana, però insomma una vittoria potrebbe dare morale per tentare. Il campionato è ancora lungo e mai dire mai. E secondo me il Chievo vincerà a Ferrara, quindi X2 Chievo, attenzione a questo è un risultato che potrebbe starci. Fiorentina-Empoli alle 15 io metto l'1 alla Fiorentina, non c'è neanche bisogno troppo di dirvi perché, anche se è un derby ed è sempre sentito, però Fiorentina viene da 5 pareggi e una sconfitta nelle ultime 6, quindi credo che sia ora che vinca una partita. Frosinone-Sassuolo, stessa cosa, Sassuolo non è in un momento di forma eccezionale, ma Frosinone è veramente poca cosa, quindi metto il 2 del Sassuolo. Sampdoria-Parma, questa è una delle partite più belle probabilmente di questo campionato, due squadre che hanno fatto vedere un grande calcio e secondo me gol e X, cioè gol perché secondo me segnano tutte e due, ma X credo che alla fine si pareggerà. Alle 18 c'è Cagliari-Napoli, qua va un po' il discorso per la partita dell'Inter. Bisogna vedere come gira la partita. Il Cagliari è una squadra veramente infame, infame sportivamente. Abbiamo visto con la Roma una partita che sembrava che il Cagliari fosse fuori completamente da tutto il giro della partita, ma poi il Cagliari è riuscito a pareggiarla, un po' anche sicuramente per demerito della Roma, ma è una squadra che ha in Pavoletti, ad esempio, un giocatore che ha quell'imprevedibilità, soprattutto a livello di gioco aereo, che ti può dare veramente fastidio. E più a giocatori come Farias, Sau, eccetera, 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 che sono bassi, veloci, saltano l'uomo e ti mettono in difficoltà. Vediamo come va la partita. Io metto X2 Napoli, però attenzione perché se gira male non è così semplice, ma se gira bene chiaramente è in scioltezza. Roma-Genoa, e qua secondo me la Roma tornerà a vincere, vincerà tranquillamente col Genoa domenica alle 20:30. Al di là di tutto, secondo me la Roma vince abbastanza tranquilla.
Lunedì 17 alle 20:30 Atalanta-Lazio, e qua secondo me è una bella partita, forse la più incerta di tutta la giornata di A. Insieme al derby credo che sia la partita più bella da vedere in questo weekend lungo, lunghissimo perché terminerà martedì. E qua è una partita impronosticabile, secondo me qua vince l'Atalanta, secondo me è 1-Atalanta. Poi martedì 18 alle 20:30 il Milan, che ieri sera è stato eliminato malamente dalla Europa League, affronterà il Bologna a Bologna. Secondo me il Milan vincerà, anche se sicuramente gli strascichi di questa eliminazione piano piano verranno portati avanti, perché questa eliminazione a sorpresa fa molto molto male ai tifosi del Milan, e ci credo, anche perché oggettivamente nessuno poteva predirla. Bene ragazzi, questi sono i miei pronostici sulla 16ª giornata di Serie A, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao!